Il monumento dedicato a Massimo Casalnuovo è stato sottoposto a sequestro da parte dei carabinieri della locale stazione su ordine della procura di Lagonegro. Massimo Casalnuovo è il giovane meccanico deceduto a causa delle conseguenze della caduta dallo scooter nei pressi di un posto di blocco 4 anni fa a Buonabitacolo. Per la sua morte è stato condannato in secondo grado a 4 anni e 6 mesi il maresciallo dei carabinieri Giovanni Cunzolo con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Nel corso del primo grado, occorre aggiungere, il carabiniere era stato assolto con la formula del fatto non sussiste. A breve, continuando la cronaca processuale sulla vicenda, saranno note le motivazioni della sentenza della Corte di Assise d'Appello di Potenza e, verosimilmente, verrà fatto ricorso alla Cassazione. Ritornando invece alla vicenda del monumento, l'installazione è stata donata dall'artista di Teggiano Arturo Iagnello durante il 4° anniversario della morte del giovane meccanico e sistemato in una zona vicino all'incidente, in zona San Donato. Un'installazione che però ha subito suscitato polemiche e proteste anche e soprattutto da parte del legale del maresciallo, l'avvocato Renivaldo La Greca. Al centro delle proteste soprattutto la targa che indicava Massimo come vittima di un'ingiustizia. Il sindaco di Buonabitacolo, Elia Rinaldi, in una delibera di giunta sottolineava di non conoscere l'esistenza della targa quando l'artista aveva proposto il regalo alla comunità di Buonabitacolo. Ma non solo per questi motivi sono emerse le polemiche. Il monumento nel corso del tempo è stato rimosso e poi allestito in un'altra zona, sempre nei pressi del luogo dell'incidente, per una questione di autorizzazioni. Sempre dal documento del comune, ecco emergere che il 9 settembre l'ufficio tecnico comunale aveva emesso un'ordinanza per la rimozione del monumento in quanto esistevano delle problematiche sulle varie autorizzazioni. Sabato mattina i carabinieri hanno disposto il sequestro per assenza di permesso di costruire e in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. Il sindaco Rinaldi non ha voluto rilasciare commenti ufficiali e ha fatto sapere che si affiderà alla magistratura nella quale ha piena fiducia e rispetto.